Ci ritroviamo ancora una volta all'interno del Fits in the Morning con l'ultimo appuntamento insieme al risveglio muscolare di questa stagione 18-19 con Pierluigi De Pascalis, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato, siamo pronti alle ferie. Allora, un piacere ovviamente essere qui insieme a te Pier. Allora, oggi parliamo dei pancia piattisti. I pancia piattisti sono in qualche modo connessi ai terrapiattisti che insomma o tristemente o ironicamente siamo abituati a conoscere, cioè quelli che pensano che ahimè la terra sia piatta. I pancia piattisti evidentemente sono quelli che pensano di poter appiattire la pancia in maniera molto agevole. Cosa hanno in comune terrapiattisti e pancia piattisti? Che entrambi insomma credono in cose che non possono esistere, perché così come i terrapiattisti convinti che la terra sia piatta, ripeto, i pancia piattisti fino a un mese fa, due mesi fa, non si sono accorti evidentemente che la loro pancia piatta non era, e negli ultimi due mesi si sono lanciati a cosa? Hanno utilizzato delle tisane, hanno utilizzato delle creme, oppure hanno provato a fare delle attività fisiche esasperate o delle diete assurde trovate su tutte quante le riviste che da due mesi a questa parte vendono probabilmente soltanto grazie al fatto che hanno in copertina delle nuove diete evidentemente non efficaci. Ecco, a differenza però dei terrapiattisti che magari non scopriranno mai che la terra piatta non è, i pancia piattisti sì, sono accorti rapidamente di aver commesso un errore. Quindi adesso cosa facciamo? È tutto da buttare? No, innanzitutto perché un errore, come sempre dico, un errore non è un errore se abbiamo imparato la lezione. Quindi perlomeno sappiamo che se il prossimo anno vogliamo arrivare in spiaggia o dovunque con la pancia piatta, non è il caso di aspettare gli ultimi due mesi e ancor meno è il caso di affidarsi a creme, massaggi e altre attività che nulla hanno a che vedere con il processo dimagrante. Quindi se abbiamo cominciato a fare un'attività fisica esasperata, ridimensioniamo l'attività fisica affinché non lo sia, non sia più sperata, e vedrete che magari nel giro di 4, 5, 6 mesi la pancia si comincerà a ridursi e sebbene non saremo in spiaggia saremo altrettanto contenti. Chi invece i compiti li ha già fatti, nel senso chi è sempre allenato, chi ha un fisico statutario se lo può permettere, è giusto anche che si tolga quel piccolo peccato di vanità, insomma lo vediamo tanto spesso, non c'è nulla di male, dell'esibizionismo che chi in forma non è magari lo vede in maniera particolarmente negativa, ripeto, ma ci si allena anche per questo, se questa è la motivazione, la spinta motivazionale, ben venga. Magari evitiamo quelle scene patetiche, insomma, un po' esagerate, dove talvolta anche a Ferragosto vediamo la gente sotto l'ombrellone che mangia il riso e pollo, perché sono gli amuleti delle persone che poi esasperano il concetto di attività fisica. Tra un'esasperazione e l'altra, francamente, non vedo mai grandi differenze. Dedicate magari del tempo in questo periodo, e vale per entrambi i gruppi, anche per qualche buona lettura sotto l'ombrellone. Acquistate qualche buon testo che parli realmente e scientificamente dell'attività fisica, così perlomeno ci aiuterà a non commettere gli stessi errori il prossimo anno, evitiamo tutta quanta una serie di situazioni negative e incrementiamo in qualche modo la cultura che è anche la nostra passione. Questi i consigli prima di salutarci e di ritrovarci, spero, il prossimo anno. Grazie al nostro Piero, ovviamente ci ritroveremo da ottobre sempre con il Fits in the Morning in esclusiva qui con tutti noi. Ciao. Un abbraccio. Tu sais les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de ça.